Nuova allerta alimentare. Mars Sneakers, le due barrette di cioccolata, sono state ritirate dagli scaffali dei supermercati tedeschi perché al loro interno sono stati trovati dei pezzetti di plastica. I due snack, molto diffusi anche in Italia, potrebbero dunque costituire un pericolo qualora fossero ingeriti inavvertitamente per i pezzi di plastica contenuti all'interno. Per questo Mars ha annunciato il ritiro dell'omonimo snack di Sneakers e di altri prodotti in Germania. Vogliamo evitare che i consumatori consumino uno dei prodotti acquistati, fa sapere Mars. Un piccolo buono in denaro per chi utilizza la bici al posto dell'auto per recarsi al lavoro. L'idea, che in Francia è già stata adottata, presto potrebbe diventare realtà anche a Bari. Anche il capoluogo pugliese, infatti, come altre città italiane tra cui Torino, Milano, Rimini e Vicenza, sta studiando l'ipotesi del voucher bicicletta come nuova strategia green per combattere traffico e inquinamento. Il progetto potrebbe contare sul finanziamento di 35 milioni di euro di incentivi green messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente con il collegamento per le città con più di 100.000 abitanti. Oltre ai voucher, con un rimborso che potrebbe aggirarsi sui 25 centesimi a chilometri, come per il progetto al vaio del Comune di Milano, il piano allo studio del Comune di Bari prevede anche l'introduzione di un'app specifica. Da un lato, un modo per creare comunità virtuali anche per lanciare competizioni a premio volte a promuovere l'uso delle due ruote. Dall'altra, uno strumento per monitorare le condizioni di salute di chi va in bici. L'idea, infatti, è quella di collegare le app con i medici di famiglia, in modo da poter anche studiare gli effetti di un più sano stile di vita ed incentivare l'uso della bici, offrendo ad esempio un check-up gratuito all'anno a chi utilizza l'app. È la prima scuola nata in Sicilia energeticamente autosufficiente. L'istituto Gobetti di Caltagirone è una scuola a consumo zero, un esempio da seguire grazie all'innovativo binomio di ecosostenibilità e risparmio energetico da fonti rinnovabili. Il 12 febbraio è stato inaugurato il nuovo impianto fotovoltaico di ultima generazione che la rende completamente autosufficiente da un punto di vista energetico. La scuola, in via Piersanti Mattarella, con una popolazione scolastica tra studenti e docenti di circa 300 persone, è stata da poco dotata di un impianto geotermico realizzato dal Comune di Caltagirone grazie al programma operativo interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico. L'impianto geotermico con cappotto termico, illuminazione intelligente e a basso consumo è uno degli 8 avviati sperimentalmente dal Ministero dell'Ambiente in Italia e uno dei 2 presenti in Sicilia. L'altro sarà costruito a Siracusa. La realizzazione del progetto Scuola Impatto Zero ha consentito all'interno del Gobetti i seguenti interventi di efficientamento energetico, un decisivo miglioramento delle caratteristiche di isolamento termico delle pareti e delle coperture mediante un cappotto termico, l'installazione di pannelli radianti a soffitto, la realizzazione di un nuovo impianto di produzione caldo-freddo e acqua calda sanitaria, con pompe di calore terreno-acqua e sonde geotermiche. Inoltre è stato realizzato un nuovo sistema di regolazione per il controllo della temperatura in ogni singolo ambiente ed un impianto di illuminazione con controllo e monitoraggio dei punti luce mediante un sistema centralizzato gestibile da PC e pali LED per l'illuminazione esterna. Tutte le 11 classi sono pensate per essere in rapporto diretto con l'esterno, con ampie aperture sul verde con un'adeguata illuminazione solare. Non ha l'allacciamento alla rete del metano, dato che è un sistema fotovoltaico, quello che garantisce il fabbisogno di energia elettrica. E grazie ad un sistema che prevede il recupero delle acque meteoritiche, anche il consumo di acqua viene sensibilmente ridotto. Il progetto ha inoltre portato a un coinvolgimento di tutti, insegnanti e studenti, che hanno dato vita a iniziative green a scuola, con un'attenzione rivolta non solo al risparmio energetico, ma anche all'educazione ambientale e al riciclo consapevole. C'è un umido buono in Italia che avanza, è quello della raccolta differenziata della frazione umida, che cresce sempre di più, incremento di quasi il 10%. Lo si evince dai dati ISPRA elaborati dal Consorzio Italiano Compostatori, relativi al 2014, dove emerge anche che sono state separate oltre 5,7 milioni di tonnellate di rifiuti organici, pari al 43% di tutta la raccolta differenziata del paese. Dati interessanti soprattutto dal punto di vista ambientale, considerando che il compost gioca un ruolo fondamentale nel contenimento delle emissioni. E in questo la città di Milano fa storia, perché è diventata la città metropolitana con la percentuale complessiva di raccolta differenziata più alta al mondo, lasciandosi dietro addirittura San Francisco. Le buone pratiche dei cittadini diventano poi carburante per insistere sulla strada dell'economia circolare. Gli impianti italiani, che trattano centinaia di migliaia di tonnellate all'anno di rifiuti organici raccolti con sacchetti di bioplastica compostabile, rappresentano soluzioni high-tech per produrre biogas, combustibile 100% rinnovabile e compost, che vuol dire fertilizzante organico. Guardando i numeri rilasciati proprio dal Consorzio dei Compostatori in Italia, ci sono 240 impianti di compostaggio e 43 di digestione anaerobica, che consentono di ottenere all'anno 1.326.000 tonnellate di compost.
No alle trivellazioni di petrolio e gas in uno dei parchi naturali più importanti della Colombia. La Corte Costituzionale del Paese nei giorni scorsi si è pronunciata contro una scappatoia legale controversa che avrebbe autorizzato la ricerca di petrolio, gas e altre operazioni minerarie precedentemente fermate negli ecosistemi ad alta quota. Il luogo in questione è il Suma Paz Paramo, un grande parco che si trova nella catena montuosa altiplano Cundiboyacense. È considerato il più grande ecosistema del mondo ed è stato dichiarato Parco Nazionale della Colombia nel 1977, per la sua importanza relativa alla biodiversità e come fonte principale di acqua per una delle zone più densamente popolate della Colombia, il Bogotà Savanna. La scappatoia si trovava in una legge risalente a giugno 2015 che riguardava il Piano Nazionale di Sviluppo 2014-2018. Di fatto la legge vietava le attività agricole e l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, così come la costruzione di raffinerie di petrolio o gas. Nella realtà le autorizzazioni e i contratti concessi prima ma non sarebbero stati sottoposti a questa norma, ma la Corte Costituzionale della Colombia ha detto no. Questa scappatoia viola i diritti per l'ambiente, l'acqua e il patrimonio della Colombia a causa degli effetti che le fonti fossili potrebbero avere sulla vegetazione, il suolo, il sottosuolo e le acque. L'8 febbraio la sentenza del tribunale, che è stata resa pubblica, ha sancito l'incostituzionalità della legge, che ignora il dovere costituzionale di proteggere aree di particolare importanza ecologica e mette a rischio i diritti fondamentali di tutta la popolazione, come l'accesso all'acqua di buona qualità. A Paramo esistono ecosistemi che si trovano solo in pochissimi luoghi in tutto il mondo e la Colombia ha il privilegio di essere il paese che ne ha il maggior numero a livello globale, ha detto il senatore Alberto Castillo, uno dei querelanti. Secondo il senatore, deve essere valido il divieto assoluto di estrazione di risorse naturali in Colombia. Si tratta di un enorme passo in avanti in materia ambientale, una vittoria per il paese e per l'intera comunità che ha resistito così all'imposizione di un modello di sviluppo basato sull'estrazione di risorse che non tengono conto dell'ambiente e della popolazione locale. L'ennesimo disastro ambientale passato quasi sotto silenzio. Una grossa fuoriuscita di petrolio sta contaminando il fiume Maranon, uno dei principali affluenti del Rio delle Amazzoni. Il Perù soffre a causa di due nuove maree nere. Dopo il grave disastro che ha colpito il Brasile e l'America del Sud, deve fare conti con un'altra pagina nera quanto il petrolio che ne è protagonista. L'oleodotto della compagnia petrolifera di Stato Petroperù è stato danneggiato da una frana, secondo quanto riferito dalla stessa società che avrebbe provato a limitare i danni cercando di contenere il petrolio fuoriuscito. Ma le violente piogge, rafforzate dal fenomeno climatico El Niño, hanno portato via le barriere. Finora si contano due fuoriuscite, la prima avvenuta nella provincia di Bagua Amazonas, a pochi chilometri da un torrente che alimenta il fiume Maranon, un importante affluente del Rio delle Amazzoni, la seconda fuoriuscita dalla stessa conduttura nella provincia di Datem del Maranon, nel vicino stato di Loreto. Pesci, vegetazione e fiumi sono coperti da chiazze nere. La fuoriuscita ha raggiunto anche gli affluenti del Maranon. Secondo quanto confermato dalla compagnia petrolifera Petroperù, si tratta di una zona con versanti ripidi, umidi e inclini alla saturazione quando piove. Le strutture risalgono agli anni 60, quindi la gestione di impianti così vecchi deve essere rivista per evitare incidenti di questo tipo, ha detto il ministro dell'ambiente Manuel Pulgar. Dobbiamo proteggere la foresta amazzonica ma anche i raccolti e molti sono stati colpiti. L'azienda di Stato dovrà essere punita con l'ammenda più elevata. Finora si parla di sanzioni pari a 17 milioni di dollari. Come se non bastasse, Petroperù è stata accusata di aver utilizzato dei minori per arginare la situazione di emergenza, pagandogli $2 per ogni secchio di greggio rimosso. Lo scorso 11 febbraio il re del Marocco Mohammed VI ha acceso il primo lotto di quella che sarà la centrale solare più grande del mondo, un impianto di 500.000 specchi dislocati su una superficie di 24 km quadrati, in grado di produrre 160 MW di energia, sufficienti a soddisfare le esigenze di 650.000 persone. La centrale sarà ultimata nel 2018 e occuperà un'area grande come 3.400 campi di calcio. Il gigante dell'energia rinnovabile sarà in grado di fornire corrente a oltre 1 milione di abitazioni. Gli specchi parabolici catturano l'energia del sole e la concentrano riscaldando dei tubi all'interno dei quali scorre l'olio. L'olio caldo viene utilizzato per produrre vapore e mettere in moto le turbine che generano l'elettricità. Il calore dell'olio viene inoltre impiegato per riscaldare fino a 500 gradi centigradi di grandi quantità di sale. A queste temperature il minerale si scioglie, conservando così il calore che può essere impiegato per far funzionare i generatori per circa 3 ore anche col buio. In questo modo la
centrale riesce a garantire la produzione di energia per 20 ore al giorno. La centrale sarà in grado di far crollare fino al 44% il costo dell'energia elettrica in tutta l'Africa settentrionale. Per il Marocco, che oggi soddisfa il 97% del proprio fabbisogno di energia elettrica grazie alle importazioni dall'estero, si tratta di un grande passo verso l'indipendenza economica. Il governo del paese, infatti, punta a produrre il 42% del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnovabili entro il 2020.